Il Game Boy, una delle migliori console portatili, uscita prima in Giappone nel 1989 e dopo qualche mese in America. Nel 1990 approdò anche in Europa con 4 titoli, tra cui due molto importanti, Tetris e, che è questo qui, e Super Mario Land. Cos'è la pecca di questo videogioco? Che se poco poco giochiamo senza luce, non si vede più niente sullo schermo. Esiste una modifica che rende questo Game Boy non solo luminoso, ma anche a colori. Andiamo a vedere questa modifica come l'ho fatta. Prima di iniziare questa modifica però ringrazio DJ Polystation, troverete il link del suo canale in descrizione, che mi ha creato la intro che avete appena visto. In questo video non verrà maltrattato nessun Game Boy, anche perché tra 4 che ne ho, uno lo posso modificare. Mi permettete? Adesso andiamo a vedere come fare questa modifica. Ma io le clip ce l'ho già pronte perché avevo fatto uno short tempo fa, che troverete comunque link in descrizione oppure nella home page. Andate sui short e andate a vedere in un timelapse veloce come ho fatto questa modifica. Per fare questo video occorre una cartuccia cinese. Perché dico questo? Perché bisogna mettere il Game Boy in modo tale che i riflessi non vadano sullo schermo. Ovviamente in dotazione col kit della modifica i due cacciaviti, perché ci sono cacciaviti a croce e cacciaviti leggermente un po' particolari, lo stagno e poi ovviamente un saldatore. Una volta che abbiamo tutto ciò possiamo effettuare la modifica. Questo qui è l'LCD originale del Game Boy e l'unica cosa che dobbiamo andare a recuperare è l'altoparlante. Eccolo qua. Vi vorrei dire una cosa importante sul display. Io l'ho messo qui all'angolo perché secondo me è più centrato possibile. Anche perché poi se lo mettiamo troppo su c'è il rischio che questa parte qua va a toccare sul display e non si chiude. Quindi lo possiamo benissimo adesso qui appoggiare e lo possiamo anche chiudere. Qui invece andiamo a mettere questo flat. Ok, così, perfetto. Possiamo incastrare qui l'altoparlante, tanto entra solo in un modo. E questo lo possiamo mettere qua. Controlliamo se qui gira, se si preme ed è tutto a posto. Questo lo possiamo benissimo mettere qua dentro così. E lo possiamo chiudere. Ok, l'ho fissato un po', andiamo a vedere com'è il risultato finale. Perfetto, va benissimo così. Questo flat qui non è difficile da incastrare. Lo possiamo mettere così, così, e lo spingiamo dentro. Ok, perfetto. Quindi lo possiamo anche chiudere. Un'altra piccola cosa che consiglio di fare è una piccola limata anche qui, perché ho visto che se no abbiamo difficoltà nel girare la rotella. Quindi questa qua la limiamo poco poco. La modifica è stata effettuata e adesso vi faccio vedere come si vede al buio. Avete visto che adesso al buio funziona? L'avevo detto io. E in più, ovviamente, prima di metterci mani su e di giocare, dobbiamo fare delle piccole configurazioni e vi faccio vedere alcuni settaggi. Dovevo fare stop invece. Vabbè, lasciamo stare. Adesso vi voglio spiegare un attimo come funziona questa modifica. Se noi premiamo una volta questo pulsante, vediamo in scala
nero, grigio, giallo, tre colori. Poi abbiamo il verde, poi abbiamo il blu, poi abbiamo il viola, poi abbiamo questo tipo di bianco e nero. Andiamo su questa schermata qui bianca per farvi notare che lo schermo non è proprio al centro, non so se si capisce, ma non è al centro. Se io vado a premere questo pulsante qualche secondo in più, abbiamo un sottomenu, luminosità, V position, H position, oppure possiamo avere pixel effect per vederlo con l'effetto pixel tipo così. Poi possiamo vedere sul display lo stato della batteria, quindi mettiamo on e compare qui all'angolo. Non si vede perché lo schermo deve essere centrato. Dopo un po' che noi diciamo non facciamo nessuna operazione, dal sottomenu esce da solo, come in questo caso. Ritorniamo nel sottomenu e andiamo su. Quindi non andiamo a muovere lo schermo. Vedete? Adesso la batteria si vede. Sì, secondo me così è perfetto. Poi andiamo su Color Adjust, che non ci serve, e Factory Mode Reset, che non ci serve. Il problema adesso cos'è? Che questa cartuccia è così vecchia che bisogna cambiare la batteria all'interno. Tanto farò uno short su come sostituire questa batteria. Adesso non lo posso fare perché c'è un cacciavite particolare, ma è inutile soffermarci, farò uno short. Adesso però... Dove cazzo sta qua? Dov'è Tetris? Stavo nell'altro Game Boy. Andiamo a vedere un attimo Tetris, come si vede. E questa qui è la differenza tra i due Game Boy. Se questo video ovviamente vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Comunque, adesso questo Game Boy è degno di essere giocato. Ringrazio gli abbonati del canale Andrea Violi, Aurora Rivieri, Rosy Sartorelli, Bebo Slab, Thomas, Simone Gala e anche Video da Cani. Troverete il suo canale nella descrizione, troverete il link. Ciao e grazie per aver visto questo video.